Con calma cammineremo sempre nel disagio. La 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 la. Crazy. Ciao tempeste, benvenuti in un nuovo video. E oggi la parola chiave di questo in segreto sarà bar. Un luogo tranquillo dove la mattina vai a fare colazione, vai a prendere un caffettino, un aperitivino, perché tutto ino, un po' di disagino. Insomma, questo per dirvi che anche i luoghi più insospettabili in realtà sono pieni di belle FDM. E sono certa che oggi ne leggeremo tantissime. Prima di iniziare il video, like per questo video e per tutti gli in segreto come sempre. Grazie mille a tutti quelli che lo fanno. Iscrivetevi se non siete iscritti, attivate quella cavolo di campanella. E ora dai tutti insieme per ricevere notifiche di video disagiati come questo, se non peggiori. Bravi, fatevi un applauso da soli. Come sempre nell'info box in prima riga c'è il link al mio sito dove vendita tutto il mio nuovo merchandising. Grazie a tutti quelli che stanno acquistando, che mi stanno facendo vedere i loro acquisti indossati nelle foto su Instagram taggandomi. Ma adesso andiamo a fare un happy hour al bar disagio. Uomo di 26 anni, esattamente che patologia psichica soffre la gente che di sabato si mette di traverso col carrello nella corsia principale chiacchierando come al bar? Deve essere grave. In effetti dà un po' fastidio, soprattutto quando vai di fretta, devi fare una spesa veloce, la gente ti pianta questo carrello di traverso. Però sinceramente basta chiedere, a volte un pochino più di calma. Con calma, basta. Sinceramente chiedo permesso e la gente si sposta subito. Se poi vuoi andare come un trattore, puoi arare al suolo chiunque ti si mette di traverso. Semplice. Donna di 19 anni, sono passata davanti a un bar e un ragazzo mi sorrideva e rideva un pochino, ma io non lo conoscevo. Ma secondo voi che cavolo voleva? Beh, due sole cose: o ti guardava perché eri una bella ragazza e quindi ti sorrideva, o avevi una cacca di piccione nei capelli. Una di queste due, quindi non farti problemi. Donna di 18 anni, l'unica cosa che mi mancherà della mia scuola, semplice, il bar. Ma beati voi, ma chi ha il bar nella propria scuola, ragazzi? Ditemelo, vi prego, scrivetemelo. A chi nella sua scuola alle superiori aveva il bar? Cioè era la cosa più epica del mondo. Da me invece solo stupidissime macchinette che si bloccavano pure, vedevi la gente in tre, in quattro. Perché loro invece avevano il bar? Li vedevi tranquilli e rilassati, lo so perché una volta siamo stati ospiti in questa scuola e tutti gli studenti nella loro pausa e ricreazione, che io non avevo dai tempi dell'asilo, nella mia scuola si mangiava fra un cambio di professore e l'altro, ci ingozzavamo. Loro invece lì tranquilli col caffettino. Ma andate a cagare. Ragazza di 16 anni, ieri ho avuto una lite con il mio fidanzato perché lui credeva che gli facessi le corna. Ho scritto ad un mio amico, siamo diciamo migliori amici, e siamo andati insieme al bar per parlarne. Non so chi ha fatto la spia, ci ha fatto una foto mentre ci tenevamo per mano sul tavolo e l'ha fatta vedere al mio ragazzo, che ora è tipo incavolatissimo e non vuole credermi. Cosa posso fare? Cioè, scusami, ok che magari vuoi prendere in giro il tuo ragazzo, ma ti prendi in giro da sola dicendo queste cavolate. Ora non so qual è la verità, però se tu mi dici che il tuo ragazzo non si fida di te perché pensa che tu gli abbia fatto le corna, tu che fai? Vai con il tuo migliore amico a parlarne. E comunque cosa fai? La mano sul tavolo così? E la gente ti becca, cosa sei, Belen Rodriguez? Nel senso di importanza si intende. Scritta così tenderei a vederla più come una scusa. La verità è che magari ti piace anche il tuo migliore amico, state cercando di capire se ci possa essere qualcosa. Poi magari non è vero, magari tu mi dici no, io volevo sfogarmi col mio migliore amico, io ho allungato la mano per sbaglio e c'era uno col telefono così. Poi non so voi come la pensate. Ragazza di 16 anni, oggi ho fatto una figura di M enorme, ma mi sono salvata in extremis. Siamo andati al bar io e i miei genitori, prendo una Coca-Cola e vado ad un tavolo credendo che mio padre fosse seduto lì. Stavo quasi per appoggiare la coca quando guardo il signore e noto che non è mio padre. Scappo al tavolo dietro facendo finta di nulla. Il bello è che i miei non se ne sono accorti. Vabbè, ora dico, in un bar, non al ristorante, se anche ti fossi seduta, cioè amen, non succede niente. Non è come entrare in macchina di qualcuno e dire anche dai andiamo e di fianco c'è un tizio che ti guarda spaventato, come è successo a qualcuno. Non sono queste le FDM. La gente pensa di fare FDM quando non conosce le vere FDM. Beati loro. Ragazzo di 16 anni, oggi ero al bar con mio padre. Io ero seduto e davo le spalle a un muro con una presa. Una ragazza andò dietro di me e attaccò il suo telefono nella presa dietro di me, non riesco a parlare, rimanendo ad utilizzarlo per una ventina di secondi. Ed era inginocchiata in punta di piedi e si manteneva con la mano alla mia sedia. Ok, io dopo un po' mi stufai e mandai la sedia in avanti e la ragazza cadde. Ho avuto una goduria. È vero che bisogna godere delle piccole cose della vita, ma la goduria di una che cade? Cioè, io avrei aspettato un altro minutino, poi se tu non ti stacchi dalla mia sedia, ti avrei chiesto gentilmente di spostarti. Attenzione che gira sempre. Ragazza di 16 anni, poco fa mia madre mi ha mandato a comprare del pane. Strada facendo stavo chattando con la mia migliore amica e quindi ero distratta. Sono entrata in un bar al posto dell'alimentare.
Allora, provate a immaginare, perché purtroppo mi è successo. Adesso non ricordo bene la situazione, ma mi ricordo che mi è successo. Perché detta così, vabbè, dai, hai che hai sbagliato negozio. Però, una volta che siete entrati nel bar, no? E la gente vi guarda e vi dice anche buongiorno perché siete entrati. Poi, visto che non è quello il posto, come fate ad uscire? No, scusa, ho sbagliato, ciao, e vai via. Io piuttosto avrei preso un caffè. Avete mai sbagliato negozio? Scrivetemelo. Uomo di 25 anni, mi trovo seduto nel WC di un bagno pubblico di un bar. Mi veniva voglia di scrivere e l'ho fatto. E bravo, ok, noi siamo qui a leggerti mentre cazzo. Scusate la poca eleganza, ma dovevo dirlo. Donna di 25 anni, oggi chiacchieravo con una mia amica al bar. Tra una chiacchierata e l'altra, le ho detto che sono indecisa se trovarmi un fidanzato o prendermi un cane. E lei risponde, meglio il cane, è più fedele, puzza meno. Non si dice, a me dispiace dirlo. Però, credetemi, ho conosciuto ragazze che non profumavano proprio di rose. A volte le ragazze danno, non tutte ovviamente, cioè, però si pensa che le ragazze siano quelle sempre più profumate, più pulite per eccellenza. In realtà alcune non sono proprio così attente. Degli amici mi hanno raccontato di storie che io non posso raccontarvi, ma che credetemi vi farebbero cambiare idea. Comunque, battuta a parte, sempre meglio il cane. Ragazza di 16 anni, come posso attirare l'attenzione di un ragazzo? Tipo, io sono seduta al tavolino di un bar e lui in un altro. Consigli su cosa fare? Commenti seri. Attenzione ragazzi, commenti seri. Bene, tocca a voi. Scrivetemi come può fare questa tizia ad attirare l'attenzione del ragazzo che ha di fronte. Inizio con i miei, poi voi continuate. Il commento più bello sarà messo in prima, diciamo in alto. Potresti fissarlo intensamente tipo stalker. Lo sguardo fisso e tenebroso. Sicuramente attirerà la sua attenzione, poi magari scappa, però dettagli. Consiglio numero 2. Sali sulla sedia e inizia a ballare come una pazza. Con calma. Sicuramente attirerà la sua attenzione. Gli altri consigli li voglio da voi, mi raccomando, il più bello andrà in alto. Ragazzo di 16 anni, per oggi avevamo pensato di regalare alle ragazze e alle prof una mimosa ciascuno, forse per la festa della donna. Una ragazza la quale aveva scoperto l'idea, disse, ma perché anziché ste mimose inutili, un bel panino del bar? E niente, penso di aver trovato il mio spirito guida. Bravissima, basta con sti fiori, perlomeno a me piacciono, però non vado pazza nel riceverli. Panini, cornetti, cioccolatini, bomboloni alla crema, patatine fritte, una bella taglia di lasagna. Questi sono i pensieri che contano. Le mimose, che ci faccio queste mimose? Ci spolvero casa. Donna di 19 anni e niente, sono entrata in un bar con l'intenzione di bere un po' e sono uscita con un gelato, perché sempre lì, come ho detto prima, il cibo batte tutto. Ok ragazzi, questi erano i segreti leggibili, perché voi non ci crederete, ma ci sono anche segreti con la parola bar illeggibili. Mi raccomando, raccontatemi se avete mai fatto una FDM o comunque qualcosa di molto disagiato in un bar. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere come sempre con un like. Non dimenticate di iscrivervi a questo canale, di seguirmi anche su Instagram. Nadia Tempest è qui da qualche parte nel video, metto sempre la cosa di Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su questo disagiatissimo canale. Con calma, ciao.